Benny Paris 2019, ci troviamo allo stand di FAS International e direi come al solito siamo in compagnia di Giampaolo Bononi. Buongiorno Giampaolo e bentornato. Buongiorno a tutti, è il come al solito che mi preoccupa perché... perché è diventato, il nostro è diventato praticamente un appuntamento, come dire, prefissato, obbligatorio. Ma perché tendenzialmente tutti cercano di fare un'intervista seria. Invece nel momento in cui mi trovo con Fabio, memori dei nostri trascorsi da DJ, cerchiamo di fare qualche cosa di più divertente che incuriosisca anche tutto il pubblico che vede l'intervista e ci ritrova sempre insieme a cercare di parlare anche di questa Fiera di Parigi. Manca la console con piatti, mixer, microfono e così via, sintetizzatore indispensabile, ma in compenso abbiamo alle nostre spalle i distributori che sono ben rappresentati in questo caso proprio da te. Che cosa presentate in questa occasione? Allora, la gamma FAS, innanzitutto grazie per questa opportunità e per poter presentare anche queste novità che riguardano due o tre modelli, ma in particolare direi quella che c'è dietro le nostre spalle, che è una news interessantissima che tiene conto di una necessità del mercato che riguarda i vuoti acqua, che riguarda un distributore vuoto, che riguarda un refill che normalmente crea problematiche e magari anche costi all'interno di una gestione, che è un cassetto di nuova concezione che abbiamo deciso di mettere sulle macchine e di poterlo gestire anche come retrofit, che consente di passare da 60 a 90. Poi volevamo aggiungerci anche un'altra misura, ma in questo momento non ce l'hanno consentito per dare. Sostanzialmente voi avete un cassetto che ha una capacità di 60 bottiglie, che portiamo a 90 bottiglie d'acqua, quindi con un aumento di circa il 50% per ogni cassetto che voi metterete all'interno della macchina. Ma non è l'unica novità che presentate in questa occasione. Diciamo che diamo la chiusura a quella che è la nostra gamma prodotti con quelli che sono i tre prodotti che abbiamo presentato alla fine di quest'anno e quindi la combinata, dove finalmente entriamo in questo segmento di mercato e dove tu hai avuto l'onore di poter pubblicare anche un articolo sulla tua rivista, piuttosto che la definitiva consacrazione di quella che è la Powerlift. Ci sono poi un altro paio di news che non possiamo svelare, che sono in questo momento coperte da segreto istruttorio. E che prossimamente riveleremo attraverso i nostri strumenti bennynews.it e la rivista Benny News. Quanto è importante per voi il mercato francese, Giampaolo? Il mercato francese per noi è un mercato, è sempre stato un mercato di riferimento ed è un mercato che, su cui stiamo puntando nuovamente dopo un periodo di riorganizzazione nel quale ci siamo risistemati un attimo grazie a collaborazione anche di TPI, che è il nostro distributore ufficiale, e grazie all'inserimento di una nuova persona che molti conoscono, che è Cedric, che ci dà una grossissima mano sul mercato e che finalmente è un buon punto di riferimento per tutte le gestioni che operano in Francia. Giampaolo, grazie. Per chiunque desideri avere maggiori informazioni in relazione ai vostri prodotti e o anche alle iniziative che voi organizzate attraverso dei workshop o dei roadshow in giro per il territorio italiano, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? info@fas.it. Semplicissimo. Grazie, grazie ancora. Grazie a te Fabio e grazie a tutti gli ascoltatori e buona continuazione e una buona fiera di Vending Paris.